I got a heart that's brokenhearted. How do I mend it? I got a crying jag you started. How do I end it? But if you're feeling gloomy, come a running to me. Meet me where they play the blues. People have said they've seen you dance in hideaway places. Oh, Aria. Renato, ciao, intanto ciao, siamo con Renato Copparone qui, ragazzi. Mi dai la giacca, Renato, che vorrei fare un po' la... No, perché mi sento un po', mi vergogno un po'. No, no, solo la giacca. No, la giacca... Sì, la voglio, la voglio. Oh. Allora faccio un'intervista. Vai, fai l'intervista, vai. Oh. Abbiamo qua... Siamo qui con Paul De Santi. Allora, vieni, allora, ragazzi, bentrovati. Qui parte il nostro percorso. Quest'oggi una partita. Spero che ci si diverta qui. No, sicuramente, ma queste sono partite certamente fatte anche per questo. A scopo chiaramente importante, come c'è stato oggi l'incontro al Teatro Garau, veramente una bellissima rappresentazione di artisti veramente validi che hanno dato sicuramente un segnale a questi ragazzi per la sicurezza chiaramente nella strada. Quindi ci voglio dire. Oggi è una giornata particolare e spero che finisca altrettanto bene con questa partita che ci vedrà impegnati. Allora, noi ci siamo incontrati già da poco perché ci siamo trovati a San Vero Milis e tra l'altro, come tu sai, ti ho portato anche saluti di Ricky Albertosi. Vabbè, il mio maestro, certamente. Ricky ce l'ho sempre nel cuore, ci sentiamo periodicamente. Adesso a Pasqua verrà a trovarci chiaramente, perché noi già come ex Rosso Blu, quelli che sono rimasti in Sardegna, ci ritroviamo, ripeto, una volta al mese circa, così a cena, per sentirci, parliamo, ricordiamo un pochettino le vicende passate e stare in compagnia e cementare ancora un'amicizia che dura da 30 anni e più. E quindi con Ricky questo contatto, questo cordone ombelicale praticamente non si è mai interrotto, e quindi quando lo sentiamo, particolarmente a me, fa un enorme piacere. Oggi siamo in compagnia, l'abbiamo detto, di Renato Copparone, grande campione di calcio, che continua comunque a essere un grande campione, perché avete visto in occasione di queste partite loro sono sempre presenti, perché continuano a usufruire anche del loro bellissimo tocco per fare spettacolo e soprattutto per fare della beneficenza, che questo è importantissimo. Ma questo è il nostro scopo, quello che l'associazione praticamente degli ex Rossoblù si è prefissato, e praticamente noi andiamo in giro, qualora chi ci chiamasse per fare queste manifestazioni benefiche a sfondo benefico, noi siamo sempre pronti e non ci tiriamo mai indietro. E poi, come dici tu, chiaramente la classe non è acqua, quindi il tocco chiaramente resta sempre. Magari eccederemo un po' nel peso, però diciamo che chi ha questo dono naturale gli rimarrà sempre. Parlando del vecchio glorioso Cagliari, cioè, qual è il tuo ricordo, quello che porti sempre nel cuore? La partita del cuore, la partita che ti ha veramente regalato grandi emozioni? Beh, sicuramente quella, l'ultima di campionato, che ha sancito praticamente lo scudetto, quello del contro il Bari, il 2-0 all'Amsicola, che quella è stata veramente l'apoteosi di una stagione eccezionale, una cavalcata incredibile che ha avuto soltanto un momento di perplessità da parte di tutti, dei tifosi, anche della squadra, quando c'è stato quel momento lì a Torino del 2-2, quel rigore parato da Albertosi e poi fatto ripetere da Lobello, cioè, e ci sono stati momenti un pochettino così, diciamo, difficili, perché vincere un campionato è sempre difficile, però in quel momento lì sembrava che magari tutti gli sforzi potessero stati vani, invece poi con grandi giocatori come Albertosi, Riva, Domenghini, Gori, Cera e Tomasi, cioè la squadra chiaramente ha espresso poi tutto il suo valore.
Allora noi ora, Renato, andiamo, cioè vai negli spogliatoi perché sì, ci sono già andato, come potrebbe vedere. Cambiare, io ti do la giacca. Ci rincontriamo dopo, sai cosa facciamo? Certo. Visto che abbiamo qui lui, andiamo su, facciamo sentire una bella intervista con Enrico Albertosi, poi si ritorna qui in questo campo da Oristano, lo ricordiamo, per questa grande giornata. Quest'oggi ci batteremo contro la polizia, giusto? Sì, sì, io... Ci distruggeranno. Non lo so. Ci distruggeranno. Ma io gioco con loro. Come giochi? Ah, non giochi con noi? No, mi hanno sequestrato. mi hanno detto, quando sono arrivato c'era già una pattuglia all'ingresso con le palette, mi ha detto, o giochi con noi o torni a Cagliari. Allora, giocherai in porta o...? No, mi ha detto che devo giocare in porta, poi vediamo. Infatti fa qualche retatore, sai che piacere. Non diciamo. Facciamo dopo, finta magari. Però non diciamo. Ciao Renato. Ciao. 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 Oh, ci vediamo dopo. Ricchi Albertosi e poi si torna qui, naturalmente, da Oristano, a fra poco. Quella di quest'oggi è sicuramente una giornata incredibile, indimenticabile, perché al mio fianco, signori, ho un mito del calcio internazionale, sono in compagnia di Albertosi, buonasera. Buonasera a tutti. Guardi, una grande emozione intanto il sapere che comunque lei si è fatto 4 mondiali, il quinto, quello del 78 poi non l'ha fatto per casi della vita o per volere di altri? No, per volere di altri, e ti dirò che ci sono rimasto male perché disputavo il quinto mondiale, ero l'unico calciatore europeo a aver disputato 5 mondiali, c'era solo un portiere messicano, Carbajal, che aveva già disputato 5 campionati del mondo. Io non ho avuto questa opportunità perché Berzot mi disse che Zoff non si sentiva tranquillo se aveva me dietro, per cui ha preferito lasciarmi a casa e far giocare Zoff, che tra l'altro poi in quel campionato del mondo lì non è che sia andato molto bene, aveva preso un paio di gol con l'Olanda e poi nel finale terzo e quarto posto con il Brasile, non tanto belli. Grazie Ricchi, io ti saluto, ti ringrazio per questa intervista. Oggi è una grande emozione, signori, aver avuto qui al nostro fianco un grandissimo campione del calcio. Grazie. Niente, grazie a te di avermi dato questa opportunità. Saluto tutti gli sportivi sardi e tutta la Sardegna che ho ancora nel cuore come nel 68 quando abbiamo vinto il campionato. Grazie, ciao. No, il vero calciatore è lui, eh? Non lo so, Cocco. Cocco. Con l'Inter, col Milan, però quello è Cocco con una C, io sono Cocco con due C. E poi io sono mezzo Cocco, lui. Vabbè, è bello alto. Allora, siamo oggi a Oristano. Sì, siamo a Oristano per questa partita organizzata dalla Polizia Stradale. Sai che ogni anno c'è il progetto Icaro che la Polizia Stradale propone per sensibilizzare un po' quella che è la sicurezza stradale. E ci hanno così invitato, siamo degli artisti, giornalisti contro la Polizia Stradale. Ci fanno a pezzi. Spero di no, perché già io sono un pezzettino, se mi fanno un altro pezzo buonanotte. Allora, libertà assoluta, sì. Perché tutti gli artisti poi diranno qualcosa, tutti gli artisti prenderanno il microfono e si farà e si realizzerà anche questo speciale, che vuole essere anche, come dire, un appuntino per ricordare che in strada bisogna andare piano, usare le cinture di sicurezza, non bere e quando si torna dalla discoteca mi raccomando andare molto molto cauti. L'unica cosa che si può fare in macchina è trombare. No, ma aspetta, non si può dire. Non si può, ma si può. Poi ci mandano su Striscia. Ah, vabbè, là, sì, lì siamo blindati. Vai, siamo blindati? Sì, sì, sei sì, sicuro? Siamo in buone mani. Non lo so. In buone gambe. Ci vediamo dopo. Aio. I've noticed you around. I find you very attractive. I've noticed you around. I find you very attractive. Would you go to bed with me? Comandante, allora questa iniziativa ogni anno voi vi proponete con questo progetto Icaro, ce ne parli, perché siamo qui? Allora, il progetto Icaro nasce fondamentalmente per sensibilizzare soprattutto le generazioni più giovani alla cultura della sicurezza stradale. Perché? Perché purtroppo ancora i giovani sono le persone che pagano il tributo più alto in termini di incidenti stradali.
Oggi siamo riuniti qua insieme ad altre iniziative che fanno parte del progetto Icaro 9, cioè lo spettacolo teatrale e il corso di guida sicura dell'ANIA, che avverrà domani. Siamo qui proprio per testimoniare questa importanza, questo aspetto e questo argomento che riguarda appunto la sicurezza stradale. Quindi ovviamente noi oggi siamo tra un po', tra mezz'oretta circa faremo una partita di calcio tra la polizia solo stradale oppure polizia generale? Polizia stradale. Polizia stradale con giornalisti e artisti sardi. Chi vincerà, comandante, dai? Perché noi purtroppo per colpa vostra dobbiamo andare piano, quindi altrimenti ci levate i punti anche sul campo. Bene, bene. E beh, la vittoria è la sicurezza stradale, quella di infondere ai giovani, a questi ragazzi che sono qui davanti a noi, proprio quei valori e soprattutto l'importanza che guidare sicuri è la migliore cosa. Quindi, allora, un appello lo facciamo anche noi, mi raccomando, sempre con le cinture, andate piano, non si beve, mi raccomando, ok? Comandante, grazie. Arrivederci.